trovare la soluzione per le ditte dei servizi e per i... È stato affidato a Teresa Restivo il compito di traghettare il settore del prelievo e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani verso le nuove società di raccolta rifiuti e soprattutto di espletare le procedure che porteranno alla chiusura della stessa società. L'amministratore unico della società d'ambito, infatti, ieri durante l'assemblea dei sindaci dei comuni interessati, è stata nominata liquidatore dell'ATO GES AG2. La scelta di Restivo è sembrata la più logica, vista la sua profonda conoscenza della società e di tutti i meccanismi relativi al suo finanziamento, compresa soprattutto la situazione debitoria e quella creditoria. Nel corso della riunione tra i sindaci dell'ATO GES AG2 si è discusso anche dello sciopero proclamato dai lavoratori del raggruppamento di imprese che si occupa della raccolta dei rifiuti per il prossimo 7 febbraio, nella speranza di poterlo scongiurare, vista anche la concomitanza con la sagra del mandorlo in fiore. Teresa Restivo al momento deve far fronte alle istanze non solo del raggruppamento di imprese, ma anche delle imprese che si occupano della gestione della discarica, della rimozione degli ingombranti e della raccolta differenziata. Con i ruoli riusciremo ad avere dalla società di